donne e Tossi Fanchini. Petrole 61, 62 Corti. Prendiamo anche quelli in seconda fila, non solo quelli. Sì, 64 Mazin Kosher. Parti per primo. E arrivi. E siamo a posto. E Vito Fanchini coda. Nella zona dedicata a loro, dopo i gonfiabili dell'arrivo, c'è una zona riservata ai fotografi e ai cameraman. Quindi secondo le disposizioni dritto il casco perché è sempre storto. E tira bene, Le valsesiane, guarda le bellezze valsesiane, guarda. Siamo anche in primavera. Beltrami, Barbotti, 89 e Borella. Cos'è questa, una gara sociale, ragazzi? Siamo sei coppie. Quelle che hai detto. Se si sono doppiati, è chiaro che il numero verde non finisce perché finisce il giallo, chiaro. È come una gara. Se primo è finito. Dov'è che si dà il cambio? Il cambio. Dal gonfiabile al gonfiabile. 3, 2, 1, via. Partiti quindi i super gentleman. Anche meno, anche meno. Partite anche le donne, abbiamo qui primavera, ricordo è ammessa la mountain bike solo esclusivamente per i primavera. Andiamo? Dai, via. Partiti! State sul lato, donne, e abbiamo allegato tra virgolette i primavera. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Sì, benissimo. La tigre è già partita. La tigre se li sta mangiando tutti. Lucio! Grande Lucio. Dal percorso. Ragazzi, spostarsi dal percorso! Dalla zona cambio e dal percorso, ovviamente vogliamo. Pagani e Gelli intanto, Pagani e Gelli hanno perso il numero. Siamo qui per consegnarlo. Pagani e Gelli. Che belle coppie. Belle, eh? Bello. Pagani e Gelli, se qualcuno vede Pagani e Gelli, per favore, per i vari qua. Bravo, dai. Eccoli qua i nostri super gentlemen in arrivo. Diamo questo tratto misto dopo i vigneti, il passaggio sugli ostacoli, si preparino i compagni di squadra, mi raccomando, cambi veloci entro i due gonfiabili e cerchiamo di non intralciare l'arrivo degli altri concorrenti. Gabi è pronto per il cambio con il suo compagno di squadra. Ecco qui il primo cambio, Sommaruga Ciccardi, Allegranza Pirozzini. Velocissimi su questa zona cambio. Ecco qua il primo cambio tra le donne, numero 64, Mazin Kosher, e dopo abbiamo i Tossi Fanchini, parte i Tossi Simona e poi con la 62 Cortinovis. Attendiamo. Attendiamo il primavera effettuano due giri. Dai,
Grande Lucio, vai Lucio! Mostro, mostro! Ale, Antonio! Così quasi la mettiamo su Facebook. Sì, lui dice Orlando. Tanto ce l'ho su immagine. Ale, che non ne ha più, Ale! Non mi pare, non mi pare! Non mi pare proprio! Dite bene che non è ultimo! Allora, vista la butta giù, che la devo mettere, via, via, butta giù! Dai, ti caduto però! Vai Barbara, re! No, sono fuori gara o come? Sono fuori gara perché sono due province diverse. Ah, oh, beh, allora... Perché devi essere dello stesso peccato. Vai Barbara! Allè, Cri, non mollare, su! Silvia Bertocco! Dai Silvia! Dai Silvia! Brava! Dai! Su. Dai, dagli dentro. Vai giù, vai, butta giù, vai. Dai, Berletti, Ale, Berletti. Vai, Clara, forza. Bravo Aldo, così, bravo. Su Baringa, bravissimo! E il gadaio cambi con un bel po' di vantaggio. Dai, 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 dai! Bravo! Piro! Ale ciccati, Ale, bravi! Dai Simo! Forza! Dai Lucio! Ale Lucio, bravo! Chiama! Cicca, Ale! Cicca! Chiama Lucio, chiama! Vai passare! Dai Lucio! Dai capitano! Dai capitano! Via subito, pedala, pedala, così! Via, via! Chiama, cicca! Ale, Ale! Ale, Antonio! Ah, qua c'è anche la discesa, andiamo a vedere la discesa! Stai largo, Antonio, stai largo! Ale, Lucio! Così, bravissimo! Dai capitano! Bravo, Antonio, via! Via, via! Dai, pedala, così! Cazzo, togli l'audio così. Dai, Lucio! Dai, che va bene! Via, Antonio, vieni così! Che discesa, bravissima Cri, stai recuperando, vai vai vai, bravissima, vedi che l'ho staccato, eh? Non arriva più la tetta,
Dai Barbara, dai! Sola dietro, guarda Ale, dov'è, Barbara, guarda, guarda dov'è, guarda dov'è, tranquilla. Ale Barbara, ale! Brava Cri, allarga bene. Via subito, pedala subito. Ale Barbara! Mitico Bravini. Vai Aldo, bravi, Ale, tieni duro, dentro, occhio, dai, via subito, così. Dai, dai, bravi, bravi, bravi. Dai Flavio, benissimo. Ale Lucio, ale, ale, ale! Dai che è ancora tuo, guarda che lo riprendi, a tutta e lo riprendi, tranquillo, Spingi a tutta! Un applauso all'altra coppia, Primavera, Borella, Ruschetti, Iri del Cycling Team. Va a tagliare il traguardo e chiude la gara di oggi, la categoria Primavera. Sul e Tossi non vogliono assolutamente perdere terreno, ci avviciniamo lentamente alle fasi finali, ai giri finali, quindi è ora di incominciare a aumentare il più possibile il terreno possibile, portarsi a casa il titolo di campioni italiani ciclocross staffetta. Arrivando, intanto abbiamo avuto il cambio tra Cortinovis e Bellati. Allora arriva sto podio oggi o no? No, non lo so, sarà un po' difficile, io ci provo però non so, speriamo, dai. Grande tifo del pubblico, anzi vogliamo il pubblico vicino alla linea di arrivo per fare il tifo ai nostri ciclocrossisti lungo il percorso, al loro passaggio vogliamo via dal percorso chi non è in gara. La zona cambio è questa! Zona cambio è questa dove c'è il fettucciato, zona cambio vicino alle fettucce per favore, zona cambio vicino alle fettucce, forza, forza, forza! Parte Succo Giannino, si danno il cambio e parte Giannino, pettorale 22, cambio, abbiamo la coppia con il pettorale numero 30, altro cambio nella coppia 66 Bertocco, Micheletti, parte Silvia Bertocco in questo momento,
Cosa hai fatto? Sei caduta. Vai, vai. Dai, via, via. Qua. Ricevere il cambio dalla sua compagna di squadra Barbara Fanchini, che sta arrivando, affronta la curva a sinistra, si porta sul tratto rettilineo tra i due gonfiabili ed ecco il cambio tra le due componenti del team della Garbagnatese. Hanno perso qualche metro in questo giro rispetto a... Inizia questo tratto leggermente in salita che porta alla zona cambio. Ecco arrivare Sommaruga a dare il cambio a Marco Ciccardi. La coppia attualmente in prima posizione per quanto riguarda i Super Gentlemen. Dopo di loro sono partiti la coppia Pengo Tonietti. Si danno il cambio. Arrivare la coppia 22 Cortinovis Bellati. Ed ecco in seconda posizione dei Super Gentlemen con la pettorale 23, Allegranza Pirozzini, parte Pirozzini cercando di recuperare più terreno possibile dopo il problema meccanico. Vincitori e campioni italiani, ciclocross staffetta a coppie. Dai Gianino, vale! Dai Gianni! Attenzione, in arrivo i concorrenti Buschini, Super Gentleman, dà il cambio ad Angelo Pagani che parte in questo momento. Dai Gianni! All'ultimo giro! Siamo all'ultimo giro di questo finale importante. Staffetta a coppie. Campionato italiano. Dai Giuseppe, dai Giuseppe! Corà e Succu, finisce Giannino, parte. Per me? No, sempre. Ecco Bravini. Io preferisco quelle. No. Claudio. Cambio anche per la coppia Garbo Vezzoli. Parte Antonio Garbo. Partiranno i veterani. 40 adesso. Ultimo giro. E portate via un polmone lì. Giudice, come si stanno comportando questi atleti? Sono un po' indisciplinati, vedo. No, vanno benissimo. Vanno bene. Un cartellino giallo per il momento. Buono. Soprattutto nella zona cambio. Mi raccomando. Ecco Bertona. Franco. Mario, l'ultimo strappo. Pettorale 24, parte Mario Cerri. Guarda Fosher, che belle fioline qui. La prima posizione. Pedala quella là. Vabbè. Arrivare Simona e Tossi, inizia l'ultimo giro, Barbara Fanchini della Garbagnatese. Sono le prime. Abbiamo ormai delineato Lucio in testa. Posizioni. Cazzo è successo? Anche nella categoria donne. È successo qualcosa. Sorridente Cristina Cortinovis in zona cambio, sta aspettando l'arrivo della sua compagna di squadra Sabrina Bellati. Ecco qua l'arrivo dei Super Gentlemen, Alleganza e Pirozzini, quindi grandi recupero da parte di questa coppia, nonostante un problema meccanico riescono anche quest'oggi a portarsi a casa il titolo di campioni italiani staffetta a coppie ciclocross dopo la vittoria della MTB di ieri. Complimenti a questa coppia. Ecco arrivare Ciccardi Marco in coppia con Sommaruga. Vai Cicca! Sempre italiano. Allora via del corso per favore, via del corso chi non è in gara. Vado! Guarda, dopo c'è Cicca! Cicca! Una sfortuna un po' di qua, un po' di là. Una sfortuna un po' di più. Ma cazzo di rigore, si è fermato. Ma che bella buona. Speravamo assieme. Non è proprio, si vede che invecchia. Non ci speravo più. Non ci speravo più. Dai Lucio, guarda che hai fatto da giungo. Bravo Lucio! Senti un po', cosa ti è successo l'ultimo giro, ragazzo? Lucio, guarda!
guarda, 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 anche con l'Inter, no. Era già lì demoralizzato, no, sì. Una... sì, ma c'è poca qua dell'Inter, oh, no, 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 no. Vieni qua, vieni qua. Dai, che li faccio la forza, dai. Tutti, tutti qua. Vai, vai, vai. Vieni, 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 Marisa, vieni. Marisa, Marisa, vieni qua. Dai, vieni qui. Regina, Regina, vieni qua. Vieni qua, Lucina. Dammi che gli devo portare la bandiera. Dai, tutti, dai. Vai, falla, falla. Portala, dai, portala. Portala. Grande. Ma cosa è successo? Ma gli ha fatto il saluto? No, ma no! Ma sono terra! Tanto terminano la prova di gola secca anche la coppia con il pettorale numero 30 per Toto e Pana, visto l'arrivo dei super gentlemen di primavera, avevano finito al secondo giro. Un applauso anche per la coppia pettorale 25, Martense e Bravini. Sono ostacoli, abbiamo la coppia leader tra Basile Cipipenco e Kosher Pimat. Arriva anche il supergetto per la coppia Bertona, Cerri. Ecco i Falchini. Questa curva che porta alla zona cambio con la loro bandiera italiana, un bel applauso alle campionesse italiane. Staffetta a coppia ciclocross, arriva anche la coppia pettorale 66 per Cocco Micheletti e dei super gentlemen Petrucci e Ricci. Complimenti a tutti, abbiamo ancora qualcuno sul... No, no, finito, quindi stanno provando il percorso. Sì, però adesso siete nella stessa città. Per andare a farti la doccia con testa anche oggi, ieri ha corso la mattina alle 1. Marco, cos'è capitato? Dai, dimmi. Cosa è successo? No, è capitato che ho visto un bel porcino là nel bosco e avevo deciso di raccogliere perché avevo tanto vantaggio dietro dal Pirozzini. Ma io non so, forse lui ci ha tagliato e mi ha raggiunto. Dovevo far reclamo perché non è giusto che la gente imbrogli in questa maniera qua. E sinceramente cosa è successo? È bucato. Ma subito qua, ho fatto la curva lì, sono andato a sbattere contro un paletto. E poi? Non c'era una qua, qua pizzica... sono partito, non so se ho buttato la cosa, ma è andata a terra. Non c'era... Ma qua non riuscivo neanche a fare le curve. Ma poi la curva... Ma ormai cosa cambia la bicicletta? Siete sempre bimbe, dai! Meno male. Beh, rispetto a lui sì però, eh. Mezzo secolo. Tigre. Tigre piano. Oggi ma voi non avete visto la scena? Sì. La scena dall'altra parte dove non c'era nessuno? Il presidente, sai quale presidente? Il tuo. Il Moretti l'ha fermato, gli ha detto: senti, ti do 500 euro se ti fermi e sviti un po' la valvola lì. Hai capito com'è? Allora, a me 250 euro che per la dama, dai. Va bene, Cida. Va bene, siete contenti lo stesso. Inter sempre. Porco Dio. È tutto registrato. Così una botta chi, cazzo. Dovevamo sventolarla sotto l'arrivo, la sventoliamo sul camion. Davvero, ancora mica ha giocato. Tossi Simona e Barbara Fanchini, vincitrici del campionato italiano ciclocross staffetta a coppia a gola secca 2 febbraio 2014. Simona, com'è stata la gara di oggi? Bello circuito, molto veloce, però duro perché è tutta salita e discesa, pianura dove spingere, a parte le vigne non ce n'era, però molto bello, a me è piaciuto molto. Com'è stato per te invece? È uguale come Simona, cioè era velocissimo una parte e da spingere l'altra parte, perché venire su dalla vigna era impegnativo, però no, bellissimo perché il terreno era favoloso, non c'era, era scorrevole, non c'erano difficoltà, non era pericoloso, quindi bello, veramente bello. La secca, vincitori della categoria Super Gentleman, Allegranza Aldo e Lucio Pedrozzini. Allora, vi siete ripetuti dopo la vittoria di ieri con la MTB, com'è andata oggi? E oggi è stata un po' dura, nel senso che eravamo in testa, io ho bucato l'ultimo giro e dalla sfortuna alla fortuna ce l'ho fatta
a prendere la coppia davanti e ho tenuto quel distacco fino all'arrivo. E questa vittoria voglio dedicarla alla mia compagna Itala, che non sta bene e la ringrazio per tutto quello che fa, per la mountain bike, per la corsa su strada, per tutto. Grazie Itala. Benissimo, vabbè, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Aldo, per te com'è andata oggi invece? Ma niente, è stata una gara molto sofferta perché ci tenevamo particolarmente ed è stata fino alla fine, è stata, abbiamo avuto un po' di fortuna, però prima abbiamo avuto sfortuna, è stata compensata, diciamo, la fortuna che avevamo. Comunque ce la siamo giocata fino all'ultimo metro, diciamo, poi ci è andata bene a noi. Siamo contenti perché abbiamo ripetuto quelli dell'anno scorso, abbiamo già vinto l'anno scorso la coppia. Ieri la mountain bike, perciò siamo una coppia affiatata anche noi. Bene, complimenti allora. Grazie. L'ora com'è oggi? Con chi la fai? Da quarti, sempre con Oscar. Da quarti. Da quarti? Da quarti. No, bisogna quarti. Puntare almeno al podio, eh. No, da quarti. Quarti e non. Quarti. Cioè, non scaldarti neanche allora. Da quarti tutto che viene, viene. In bocca al lupo. Grazie. Allora, il tuo compagno mi ha detto che siete da quarti, però a me non mi va bene sta storia, diglielo. Da podio almeno. Ora sulla carta siamo quarti. Sulla carta, non bisogna accontentarsi, ragazzi. Allora, siamo pronti qua o no? Siamo pronti. Caldi? Caldi, caldi. Ma perché avete bevuto il vin brulé o perché vi state scaldando, ragazzi? Per me col vin brulé ci scalda. Allora. Anche col vin brulé. Va bene, va bene. In bocca al lupo. Va bene, grazie. Oggi bisogna fare un bel piazzamento. Esatto. Noi degli scorpioni dobbiamo fare almeno una cosa un po'. Almeno arrivare siamo a 5, speriamo. No. Esatto, speriamo. Dimmi, avevi qualcosa da dirmi? Puoi filmarmi adesso finché sono vivo. No, finché sei decente, insomma. Decente. Decente, perché dopo chissà come sei alla fine. Uno impresentabile. Straccio. Uno straccio. Perché anche se non vado avanti do il 110%. Vabbè, è logico, uno deve arrivare straccio. Anzi, sai cosa ti dico? Che quelli che arrivano ultimi fanno più fatica di quelli che vincono. Sicuramente sì. Ecco. Calcolando poi anche il barile che devo portarmi dietro. Guarda che bello che è questo. Cosa c'hai dentro qua? Il sacchetto per recuperare il tutto. Guarda qua che roba. Professionisti? Allora sei pronto oggi? Oggi sono pronto, purtroppo abbiamo delle coppie davanti che sono un po' più forti di voi. È un po' tanto più forte di noi. Comunque noi come al solito ci metteremo tutto e vada come vada. Al 110%. 111. Il tuo compagno è pronto? Pronto anche lui. Dov'è? Si dov'è? Sta guardando anche lui, si sta massaggiando. Automassaggio. Guardalo là. È pronto, c'ha già il casco. Parte sì, per sì, lui. Sì. No, lui no, parto io per prima. Ah, è già sul casco, è tutto pronto. Mica sì. Che si dimentica. Sì. Siamo sempre pronti. Mica che manca qualcosa al tuo momento. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Ecco qua, ne abbiamo un altro. Il Fiuma. Ma senti, ieri ho preso l'acqua, oggi c'è un timido sole, come mai? Ma ieri che bacia i belli il timido sole. Ah, bravo! Ti faccio vedere anch'io come mi scaldo diversamente da così, mentre fini. Scusami, dimmi. C'è un altro sistema. È ancora meglio. Dai, vieni un attimo, perché facci vedere come. Facci, come diceva qualcuno. Basta, abbiamo capito. Guida lì! Allora com'è? Durissimo. Sei in forma? Siamo con Isacco Colombo a pochi minuti prima della partenza. No, allora, che Isacco, pochi com'è? Minuti, manca un'ora. Ah già, tu corri dopo, scusami. Sì. A poche ore dalla partenza, rifacciamolo tutto. Allora okay. Com'è sto cavallo? Il cavallo, va bene, cavallo? L'ho avuto prima. Quando l'ho provata la prima volta ho detto, ah ma così è facile, ci vedo. Sì. Forse. Dimmi, sei pronto? Sono pronto, però questa... dentro di me ho una convinzione che dimmi. Forse non sarò il più forte, ma sicuramente ma come no? Sono il più bello. Quello. Ma io dicevo con quello con più classe anche. Più classe, più stile, più con la divisa vestito più meglio, fashion. Guarda, con la bicicletta tutta in tinta.
D'altronde sai, noi fotografi che apparteniamo a questo mondo un po' patinato della moda, il look ci vuole. Dobbiamo soprattutto pensare all'immagine, il risultato viene in secondo piano. Ma io potrei vincere, però ho deciso di correre con uno di un comitato diverso dal mio, proprio perché così non do fastidio a nessuno anche se vinco. E poi fondamentalmente a me interessa una cosa, poter fare tante foto poi a Isacco che me le compra tutte. Tra due minuti parte anche Massimo con l'Angelo e ce la giochiamo anche qui. Sì, ce l'hanno fatta a fatica, per via delle disgrazie, ma ce l'hanno fatta, perché un po' di giustizia è arrivata anche a noi. Quanto va? Adesso devi facciare l'arrivo degli altri concorrenti, tutti delle altre squadre. Quindi massima attenzione in questa zona. Mi raccomando, chi non è in gara stia lontano dal percorso, si metta dietro le transenne, dietro la staccionata. Siamo pronti? Pronte. Chi è che deve tirare la sorte? Io? No, io, sono io campione italiano in carica. Anche tuo fratello. Io. Posso? Quante buste abbiamo? La 1, la 2, la 3? Ne abbiamo 8. 8. 8? Allora voglio la 3. La 3, come diceva qualcuno. La 3. La 3? La 3, vai. Vediamo un po'. Va bene la 3. Speriamo che porti bene. Ha voluto estrarre lui, abbiamo lui. Sì, uno dice niente. C'è niente, quindi. Le coppie, coppia numero vincitore, 3, Zazzo, Branca Leon. Coppia pettorale 13, aspetta che arriva. 18, Bianini, Minuz, 9, Migliorin, Stanfo Magalli. Senti, ma sei ancora qua da ieri? Sono che qua giri? Da ieri, sì, sono qua. Sei da andato ieri. A casa a dormire? Forza, però. Eccolo qua, ciao. Allora, bisogna fare il tifo oggi. Sì, abbiamo già provato il percorso, vero? Com'è il percorso, Luca? Com'è? Difficile, un po' difficile, un po' facile. Ecco, difficile la salita, vero? Sì. E la discesa? La discesa com'era? È facile. Borria. Bene, bocca al lupo, ragazzi. Italiana. E lei, Angelo? Ma veramente sono ancora fermi, Avete quella piccola zona con le fettucce per attendere il compagno di squadra e poi tra i due gonfiabili deve essere effettuato il cambio. Gentlemen, velocissimi, abbiamo 19 coppie sul percorso di dislivello, tutto da fare al massimo delle possibilità. Via dal percorso, chi non è in gara, per favore, via dal percorso. Ma ti hanno sbiciclettata oggi? Dai, non inquadrarmi. La cavallerizza. Manca il cavallo. Il cavallo, dove l'hai lasciato? Ma il cavallo sta correndo adesso. Dai, taglia. Allora pubblico, mi raccomando, fatemi sentire il passaggio dei nostri veterani e gentlemen. Vediamo chi abbiamo davanti. Abbiamo già un distacco. Così Angelo. Scusa. Ale, dai che è finita, Attenzione. Roberto, poi Angelo, Davide, dai! Massimo Valcese che accelera cercando di superare più terreno possibile, poi abbiamo visto Scolzi, Angelo Davide, a Bertoni, il primo passaggio
molto interessante. Vai Davide, vai Davide, vai, vai. Ecco gli altri cambi, abbiamo il posizione 2 ravvicinati, veterani e gentlemen insieme per questa fascia di, eccoli qua, velocissimi, Montani, Cavallari e poi della 19, Pagani, Gelli, un altro cambio, Cazzanica, Schiantarelli e poi con la 12, Beltrami e Spiller che si danno il cambio. Il cambio a Gelli Piero, attenzione, non ritornate di qua. Massimo, Alea Massimo, dai 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 dai! Dai Roberto, su su! Dai che lo prendi! Grande Davide, grande Ale! Dai Davide! Ale Davide! Gli arriva a culo! Bravo Massimo! Ale Davide, bravo! Confermiamo in prima posizione la coppia Valsesia Borini, passano in questo momento Bonalda e Slanzi, molto vicini, vicini anche la coppia Montanari Martelli. Dai Massimo, dai Massimo, dai 100 metri. Vai, c'è di Auzate. Vai, dai, dai, dai. Ale. Ale, oh. Ale. Ale. Oh. Vai, Massimo. Ale Berto. Dai che sei lì, dai che lì. Dai che lì, vai l'altro. Dai, Nami. Thank you.
bella. E questo qua è il compagno di Montanari? Sì. Bravo. Bravi, dai, dai, sotto, sotto tutti, sotto, sotto. Ale Graziano, ale, dai, su. Ale, ale. Urcu, palo. Dai Angie! Ale Massimo! Ale Massimo! Ale, ale, dai che lì, su! Massimo! Dai, 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 mordi, mordi! Grande! Dai Massimo, fino alla fine! Male che ho perso il parole! Ale Davide! Ale Davide, bravo, ale! Tieni un po'! Papi! Ale Davide! Ale! Ale! Ale Massimo! Ale! Ale, ale! Dai su, ale! Leo indietro, ne? Ale Davide! Dai Davide! Ale Davide! Andiamo stai qua. Andiamo su, ora andiamo a vedere quanti giri devono fare, dai. Impegnatissima, non ti distrarre. Ci manca. È cambianissimo. Va come dai. Sesto numero, settimo numero. Quello giallo, quello giallo. No, no, ce l'avevo finito. Quindi, se le finisce, dai, Roby! Ale, Roby! Dai, Ale, Roby! Dai, Roby! Dai, tutta, Roby, tutta! Ale, dai, doppiato! Dai, Roby! Se vedo che quello si gira indietro! No, no, terzo è Tosi. Terzo è Tosi. Tosi, Tosi, terzo. E penso che l'arrivo sia così. Sì, ormai potrebbe essere l'arrivo. Sì, ma adesso questo qui corre il cambio quella che da mano va a calare. Anche perché Valsesia... Sì, no, ormai no, è il massimo. Alleremo! Angelo può recuperare un pochino. Da qua il tuo. Da qua il tuo recupera. Bravo Angelo! Come on!
Vieni tirato la cordina lì che molla. Vieni tirato la corda lì. Vieni tirato un po' la corda. Ale Remo! Ale, ale, ale! Dai, ale, a tutta, fino alla fine, dai, ale! Su! Dal cambio a Roberto Stagnoli che parte in questo momento. Salvatore Gelli finisce il suo giro, parte Giancarlo Pagliarpamore. Lontani dal percorso abbiamo l'arrivo di un altro giro dei leader della gara. Grande tifo per Montagnier Attilio. Attenzione alla zona cambio, stanno per ripassare i primi della corsa. Riconfermiamo quindi davanti la coppia Montanari Bardelli, arriva Davide Montanari, dà il cambio a Remo Bardelli. Ecco il classico tocco sulla spalla che non si prepara al cambio. Eccolo Massimo Valsesia dare il cambio al suo compagno di squadra. Anche loro hanno confermato la posizione, seconda posizione per loro in questo momento, a quattro giri dalla conclusione. Ancora Davide dal cambio a Torri Angelo. Ed ecco la coppia Bonalda Lanzi, un altro cambiamento di posizione, in terza e in quarta posizione. Tutto regolare, cambi regolari, tutto ok. Niente da dichiarare. Ammoniti? Nessuno. Espulsi? Nessuno. Ottimo. Hai finito di fondere sto rullo? Spero di no. Devo scaldarmi bene oggi. Bravo. C'è traffico qui, parte uno, arriva l'altro. Team Klamas, pronti per l'uso. Sono shakerati bene. Sono shakerati bene sti atleti qua o no? Tutto a posto, tutto sotto controllo. Chi ha già dato e chi deve dare. Sì, soprattutto questi devono ancora dare. I giovincelli qua, gli sbarbatelli. Abbiamo qua la coppia vincente. Sì. No, non va bene. Cioè, prima di partire magari possiamo anche farlo, ma dopo. Bisogna essere convinti, ragazzi. Convintissimi. Aspita che curva, oh, quella sgomada! In arrivo, invariata, quello che ci preme tenere d'occhio in questo momento è la terza e la quarta. Ecco il cambio tra Montanari e Bardelli, tre giri alla conclusione, tre giri alla conclusione con il passaggio di pochi secondi fa di Montanari e Bardelli. Ecco la seconda
posizione Angelo Borini, dare il cambio a Massimo Valsesia. E via parte Valsesia. Mentre arriva la terza e la quarta posizione. Ecco queste due coppie di concorrenti, è in ballo l'ultimo gradino del podio. Quando mancano tre giri alla conclusione vedremo quale sarà Ale. Dai Massimo, non mollare fino alla fine, dai, su, a tutta, dai! Posizioni. Gli attuali leader della gara. Vai Davide, bravo Davide. Su, a roda, dai. Terzo e quarto posto. Bertoni Tosi e Bonanza, abbiamo... Vai Presidente, a tutta, Può prevalere chi è un velocista. Dai Gelli, è lì. Tamassia, un altro giro da effettuare. Giorgio Vianini si prepara a iniziare un altro tour, un altro giro. Pettorale 18, il suo compagno di squadra Paone, la stanchezza incomincia a farsi sentire. Si è dato il massimo finora, comincia magari a sentire un po' chi ha risparmiato energie e può iniziare ad allungare e a fare la differenza in questi ultimi. Gara indossata da Davide Montanari nel tratto degli ostacoli, alle due curve a sinistra che portano alla zona cambio, questa di Bardelli, eccolo qua Davide Montanari, dare il cambio a Bardelli, due giri dalla conclusione, due giri alla conclusione da questo momento. Già arriva Massimo Valsesia in zona cambio, già pronto Angelo Borini, eccoli qua in seconda posizione, si danno il cambio e via per un altro giro da fare alla massima potenza. Dai Giancarlino, vai, è tuo, dai, a tutta fino alla fine, dai, a lei. Dai, a lei. Siamo a due giri dopo la linea di arrivo. Abbiamo qui il campione nazionale assoluto dei senior. Ma allora sei arrivato? Ti aspettavano qui? Sono arrivato. Sì, ma che strada hai fatto? Ti sei perso per la strada? Sì, in mezzo ai boschi. Qui è... L'importante è che sei in forma. Vedremo dopo. In bocca al lupo, ragazzo. Un po' difficile, grazie. Due giri alla conclusione, Giorgio Vianini conclude un altro. Vediamo, pare ci sia stato un cambiamento, se non sbaglio, l'ultimo giro, dare il cambio a Davide Montanari. Inizia l'ultimo giro con il passaggio della coppia leader Montanari-Bardelli, mentre è in arrivo in seconda posizione Angelo Borini, in zona cambio è già pronto il suo compagno di squadra Massimo Valsesia, eccoli qua che si danno il cambio, ultimo giro per questa prova di campionato italiano ciclocross. Con la secca verso la tenuta Tovagliere. Angelo Tosi in arrivo, inseguito da Bonalda, si danno il cambio, inizia l'ultimo giro, grande lotta per il terzo e il quarto.
parte di questa partenza della categoria della fascia B veterani jet, ma abbiamo avuto repentini cambiamenti in Alberto. Intanto inizia l'ultimo giro anche per gli altri concorrenti che arrivano in questo momento. Abbiamo visto il pubblico, vi vogliamo vicino alla linea di arrivo per fare grande tifo. I giudici di gara ci avvisacoli. Davide Montanari lo accompagna all'arrivo, Remo Bardelli, eccoli i campioni italiani staffetta ciclocross a coppie. Bravi ragazzi, in questo momento complimenti, poi vi vogliamo qua per le interviste. Anche la coppia classificata seconda, un bel applauso a Valsesia Borini, arrivati in questo momento. Bravi Toni MRG, la loro società, e in terza posizione con la pettorale numero 16 Bertoni Tosi. Bravi ragazzi, quindi hanno avuto la meglio sulla coppia Bonalda Slanzi, ecco arrivare Roberto Slanzi insieme a Graziano Bonalda. Un bel applauso ai due componenti della squadra, la Cadi Run. Bravi ragazzi, via dal percorso per favore, state lontani dal percorso, stanno arrivando gli altri concorrenti, lontani dal percorso i vincitori Montanari e Bardelli, via dal percorso chi non è in gara, per favore state lontani dal percorso, arrivano gli altri concorrenti. Grande tifo, bravi raga, Biella Montagnier, il riso, i due componenti della team Uslenghi col pettorale 13 riceputo Stellini, contenti di aver concluso anche loro la prova di oggi. Sorridi? Sorridi. Eccoci qua, Montanari, Bardelli, campioni italiani ciclocross staffetta a coppia gola secca 2 febbraio 2014. Allora, ieri una rottura di catene per la mountain bike, oggi invece una vittoria e un titolo di campione italiano. Com'è andata? Ma è andata bene, quando si vince sai che di solito tutto va bene. Ieri è stata una parentesi un po' sfortunata, anche se devo dire che la gara era stata un po' improvvisata. Sono contento che oggi il mio compagno era Remo, perché in teoria oggi dovevo avere Suardi, che è un altro ragazzo che fa il ciclocross. Remo ha rispolverato la bicicletta solo per questa occasione quest'anno, perciò credo che i complimenti vadano fatti a lui. Uno, perché comunque ha fatto una disciplina che quest'anno non aveva ancora fatto, e due, perché mi è venuto ad aiutare, e direi anche che l'ha fatto egregiamente, perché ha fatto direi un secondo giro strepitoso, mi ha dato la possibilità di distanziare Bertoni, che credo che come avversario diretto nella mia frazione era forse il più pericoloso, senza nulla togliere a Valsesia. Io con Valsesia ho scherzato la partenza, gli ho detto vecchio, però obiettivamente mi sto rendendo conto io che sono i primi anni da veterano. Lottare con quelli più giovani è obiettivamente più difficile, perciò onore se vogliamo a noi che abbiamo vinto, ma onore anche chi è arrivato dietro e soprattutto il mio compagno Remo Bardelli. Bravo Remo! Benissimo Remo, allora due parole anche da parte tua. Niente, ringrazio il capitano, che è il mio grande capitano, che mi ha fatto vincere il mio primo tricolore, mai vinto un tricolore, lo ringrazio, e ha già detto tutto lui. Benissimo, allora complimenti alla... Allora, non ho capito, scusa. Allora aspetta. Arrivano gli ultimi concorrenti sul percorso, quindi in caso si tratta sempre di una. Ma che belli che siete, raga! Quindi poi ovviamente i diamanti dopo. 45 pivotto Claudio, pivotto Gianluca. 46 Fidali Beltrami. 47 Angaramo Favaro. 48. Li conosci i rimolgi? 53 c'è? Eh sì, sono il papà.
Mancava questa. 44 bellotto pedoni per effettuare il cambio con una pacca sulle spalle e via. Sempre gradita presenza il nostro. Velocissimi, questa ultima partenza in programma per la prova di oggi. Ale, 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 bravo! Dai, Edo! Ale, Ale, via tutta! Via dal percorso, per favore! Dai, Edo! I nostri ciclocrossisti, quest'ultima parte. Dai Edo, bravo Edo, via, il ciclocross. Dai Claudio, sono qua, per questo primo passaggio. Vai Colombo, dai. Andiamo davanti. Vai Andrea. Andiamo davanti. Entrami. Dai, 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 siamo al primo cambio. Dai, Entrami, 47, Angarano, Favaro, attenzione, attenzione. E quella 45. Pivoto Claudio, pivoto Gianluca, un ritardo proprio in zona cambio per una scivolata conclusa comunque senza conseguenze. Siamo al primo passaggio, velocissimi i concorrenti di questa fascia A comprendente la categoria dei debuttanti junior e senior, senior da 16 a 39 anni. L'altro cambio per la Tigi Marenco e poi il team Scorpioni con Bellotto e Pedoni, coppia degli Scorpioni, fratelli Pedoni e poi Darbo Cortinovis. È un duro lavoro fare il fotografo, vero? Certo. Vero che stanca. Certa gente non ci crede, ma sì. Ci si stanca. Bisognerebbe portarsi dietro un seggiolino. Cioè, dai, fammi una bella foto mentre ti riprendo così. Fuoco incrociato. Sono venuto bene? No, è difficile che mi... No, adesso ho gli occhi chiusi. Non vengo bene, sono brutto. Certo. Attenzione, attenzione, pubblico. Ma che spettacolo! Massimo! È dura, Della parte dei vigneti. È morso, morto. Grazie. Al forno sono buone quelle lì. Una che dai a tuo papà. Guidali davanti con il pettorale 46. Poi abbiamo il pettorale 49. Urco! Rischio! E poi 45 i fratelli Pivotto. Queste le prime tre posizioni, riconfermiamo comunque la vicinanza della coppia Angaramo-Favaro. Via dal percorso chi non è in gara, per favore, fuori dal percorso chi non è in gara, soprattutto nella zona cambio. Eccoci qua per un altro cambio. Allez ragazzi! 44 Alfieri Pagani, ogni tanto vediamo qualche sbandata proprio del... È quello che davanti non c'entra niente. Quindi basta, basta, parte Garbo Cristian, finisce il suo giro Cortinovis, pausa. Grande erba agevolare il cambio dei correnti. Lungo questo percorso. Lì ragazzi! Oh, pubblico!
Bravi ragazzi. Dai Ale, non rischiare, che buona, dai! Bravo, grande! Occhio non scivolare, eh! Però se rallentano Dio, eh. Dai, dai, a tutta! Dai Roberto, dai, dai Roberto, dai Roberto! Dai, salta via lì, dai, dai Claudio! Dai Claudio! Grande, 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 grande,
fatta, basta, coraggio, mi ho fatto saltare. Francesco! Abbiamo un altro giro, abbiamo guardato un attacco tra le prime quattro corse. Vai Lele! Vai Lele, non mollare! 46, 45, 15. Medali Beltrami, fratelli Pivozzo, hanno guadagnato qualcosa rispetto al giro precedente, sono molto vicini. In arrivo, attenzione a attraversare, state lontani dal percorso, in arrivo, primi della gara, eccoli qua, praticamente vicinissimi, fratelli Pivozzo, eccoli qui, andiamo al Favaro, quarta posizione, Ale Claudio, Ale Claudio, quarto gol, Alessio, grande ritmo impostato da subito dal primo giro dalla coppa di Dario Beltrami, ma il fratello Pivozzo e Claudio, bravo, tienilo lì in questo momento, bravo, in questo passaggio ha tagliato, vai e bravo Roberto, bravo, oh Giulì, gridare, bravo. Aspetta, ciclocross. Dai, vai, te lo recuperi! Dai, vai un po'. Fabio, spingi, non mollare. Dai Fabio, che qua le spingi, non mollare. Fabio, non mollare qua. Tira fino a qua. Tira fino a qua che le spingi. Dai, dai, dai. Dai Fabio, su. Vai, Fabio. Ale giallo, Ale! Questi sono i primi? Ale giallo! Tienilo, allora hanno giocato mezza gara. Tienilo, ma c'è la porta! Gianluca, più alto. Ma che roba, ma che roba. E già nelle vigne, perché non c'è un rapporto. Le vigne se le mangia. Sì, qua chi fa? Ale Gianluca! Ale! Su!
sul culo qua tu. Vai così, vai, vai. Bravo Giallo, bravo Giallo, bravo Giallo. Così, così, tu Giallo. Dai, Ale! Ale Giallo! Vai Lele. Bravo Lele, dai. Dai Lele, vai, vai. Eccoci. Rilancia, rilancia. Ale Gianluca! Arrivano loro adesso. Sì, sì. E l'arrivo. Quattro giri mancavano. Ah no, sono altre campane che suonano. Ma che no, comunque sono di là. No, 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 sì. Senti la campana. Qualche goccia di pioggia. Viva la Valsesia! Viva la Valsesia! Sempre! Sempre! Dimmi un po', dimmi, cosa hai combinato oggi? Di tutto, ho fatto delle riprese stupende sì. Oggi. Mi sono messo nel punto alto là della collina, vedo sì. Sia di là che di qua. Debole lì con quelle bici. Qualcuno. Ecco un altro cambio. Pettorale 50. Tutta la parte iniziale che non ti interessa è... Dai Fabio, dai! Lo sto aperto. Fatto segno perché non si vede. Auguri! 4-1 e 4 di avvicinamento da parte della coppia Guidani Beltrami davanti ancora la coppia pivotto. In questo passaggio quindi c'è stato un recupero rispetto al giro precedente, ancora vicinissimi in lotta per la prima e la seconda posizione, al loro passaggio mancheranno tre giri al termine, eccoli qua, li vediamo arrivare in zona cambio. Aleno, Aleno, Aleno! Cambio tra la prima e la seconda posizione, eccoli qua, ripartono. Dai Cortina, vi sale! Dai Fausto che dava bene! Non si chiama Ale, si chiama Fausto. Tu hai detto dai Cortinovis, Ale! Ah no! Si chiama Fausto! E tu hai detto Ale! Che simpatico che sono, eh? Sì. Abbastanza. I finali ne mancano. Dai, dai, dai. Siamo a 3G. Si danno il cambio al fine di Pagani. Pettorale 54. Valesi! Dai Giallo, Ale! Questo stacco lì abbiamo davanti la pettorale. Ale, casta, Ale! Ale, Lele! Ale, Lele! Ale, dai, guadagna! Guadagna se puoi! Col pettorale 46, quindi da lungo da parte di Pivotto, probabilmente il... Il livello della staffetta è questo, sì. Direi che due concorrenti hanno delle qualità diverse. Qualcuno in qualche parte del percorso riesce a fare la differenza e a guadagnare invece in un altro passaggio magari quello che ha guadagnato si perde e poi si recupera, quindi questo è il bello della staffetta. Quindi 45 fratelli Pivotto ed ecco arrivare Vitali Gabriele, dare il cambio a Edoardo Beltrami citati dal pubblico. Parte velocissimo Beltrami. Corradini Azzi, un altro cambio, due giri alla conclusione. Angaramo e Favaro si danno il cambio,
terza, quarta posizione, tutto a posto, giudice. Il cartellino giallo. Uno, siamo di chi? Il numero? 48. Dice il peccato, non il peccatore. Il recupero, così come anche la coppia pettorale 50, Luisetto Masin. Attenzione che passa Cortinovis, via, via, occhio che passa Cortinovis. Danno il cambio. Vediamo chi sarà il primo a uscire dalla zona dei vigneti. Eccolo lì, pivotto, la coppia pivotto davanti, recupera qualcosa, lo vediamo abbastanza vicino. Beltrami, Edoardo si avvicinano alla zona degli ostacoli. Ha recuperato rispetto al giro precedente, attenzione, Beltrami in sorpasso all'inseguimento di pivotto. Ha recuperato sensibilmente in questo giro. Vediamo la zona degli ostacoli. Pivotto, Beltrami, si preparano i compagni di squadra al cambio, attenzione, via dalla zona, cambio, inizia l'ultimo giro, tutto ancora in gioco per il primo e secondo posto. I fratelli pivotto ci danno il cambio, Beltrami dà il cambio a Guidali e siamo ancora in lotta per il primo e il secondo posto. Vedremo chi avrà la meglio tra il livello di una quarantina di metri. Bellotto e Bedogni, ottima la loro prestazione. Ricordiamo che in gara invito i fotografi e i cameraman ad avvicinarsi alla zona a loro dedicata dopo il gonfiabile della linea di arrivo. Grandi eroi del ciclocross, arrivano Corradini e Azzi, si danno il cambio, iniziamo l'ultimo giro anche per questa coppia, si danno il cambio la coppia Angaramo e Favaro. Inizia l'ultimo giro. Allora preparatevi pubblico, sono in arrivo i primi, abbiamo un distacco. Allora, eccolo qua, abbiamo davanti pivotto che ha allungato sulla coppia Guidali, Beltrami, ecco Guidali cerca di guadagnare. Rettilineo leggermente in salita, si guarda le spalle, curva a sinistra, ecco la bandiera per decretare i campioni italiani con Pettorali numero 45, i fratelli pivotto Claudio e Gianluca, campioni italiani. Bravi raga, a coppie. Bravissimi. 2014. E facciamo un applauso anche ai secondi classificati. Ma quanto sei andato forte? Guidali, Beltrami, complimenti anche a loro per la prestazione di oggi, vice campioni italiani 2014, ciclocross staffetta a coppie. Arriva intanto la coppia Petrone 51 Barbazza Zuccolini. Attenzione, via dal percorso per favore, non è finita, lontani dal percorso, state lontani. Fratelli pivotto, arrivano anche col Petrone 41 Colombo e Mulas. Vediamo la terza posizione, e 44 Bellotto, Bedogni, Scorpioni Racing Team, Corradini, Azzi, Pettorale 49 arrivati in questo momento, Angaramo, Favaro, eccoli qua, Pettorale 47, un applauso anche a loro, un applauso anche ai fratelli Rimoldi, Scorpioni Racing Team, società organizzatrice. Allora, fratelli pivotto, campioni italiani staffetta ciclocross a coppie, è stata una bellissima gara, abbiamo avuto dei cambiamenti nei primi giri, poi alla fine siete riusciti a vincere. Com'è andata? È stata molto dura, diciamo che l'Edoardo Beltrami, anche Guidali, sono stati fortissimo, eravamo praticamente alla pari fino agli ultimi due giri, per fortuna sono riuscito a fare
un po' di gap che alla fine mio fratello è riuscito a mantenere, altrimenti saremmo arrivati in volata perché eravamo veramente molto equilibrati come coppie. Benissimo, per te invece? Ah, uguale, complimenti a mio fratello che credo che oggi veramente volava e ha avuto una rivincita sull'italiano che ha avuto dei problemi alla schiena e quindi non si era giocata fino in fondo. Quindi è 10 anni che inseguiamo questa vittoria, la dedichiamo a mio padre che gli avevo promessa prima che morisse. E vai! Bene, complimenti allora. Un bel applauso ai campioni italiani, fratelli Pivotto. Ok. Butta la pasta che abbiamo fame. Ecco, l'Orlando dice di buttare la pasta che arriva. La pasta non c'è, c'è polenta stasera. Va bene, vabbè, allora mettila su prima che cuocia. A questo punto i nomi e i nomi, Allegranza, Pirozzini, Ciccardi, Sobaruga, Corà, Succu. Perfetto. Mi stai facendo occhio quando fa. Ok, allora un bel. Chiamiamo anche i quarti e i quinti, i quarti classificati Bonalda, Graziano, Zanzi, Roberto. La mamma. Ecco qua, quindi le premiazioni per quanto riguarda la fascia A. Ah, un bel applauso, andiamo quindi a concludere un regalo per il suo compleanno, un bel applauso. E come ieri quindi troviamo il bel corretto. Tanti auguri a te! Cambio a Marco Ciccardi, la coppia attualmente in prima posizione per quanto riguarda i Super Gentlemen. Ed ecco in seconda posizione dei Super Gentlemen con la pettorale 23, Allegranza Pirozzini, parte Pirozzini cercando di recuperare più terreno possibile dopo il problema meccanico. Ecco qua l'arrivo dei Super Gentlemen, Allegranza e Pirozzini, quindi grandi recupero da parte di questa coppia, nonostante un problema meccanico riescono anche quest'oggi a portarsi a casa il titolo di campioni italiani staffetta a coppie ciclocross dopo la vittoria della MTB di ieri. Complimenti a questa coppia. Ecco arrivare Ciccardi, Marco, una coppia con Sobaruga. Allora via il percorso per finale, via il percorso chi non vado. Senti un po' cosa ti è successo l'ultimo giro, ragazzo. Anche con l'Inter era già lì demoralizzato. Ma c'è poca qua dell'Inter, oh, è merda.
Marco, cos'è capitato? Dai, dimmi. Cos'è successo? No, è capitato che ho visto un bel porcino là nel bosco e avevo deciso di raccogliere perché avevo tanto vantaggio dietro dal Pirozzini. Ma io non so, forse lui ci ha tagliato e mi ha raggiunto. Dovevo far reclamo perché non è giusto che la gente imbrogli in questa maniera.